Benvenuti guys! A seguito dell'incredibile successo del precedente video sui migliori giochi gratuiti, ho deciso di proporvi un contenuto aggiornato, sempre sui migliori giochi gratis e free to play, ma rilasciati in seguito o non presenti nel video precedente. Prima di partire, se volete darmi una mano a crescere e supportare il canale, vi invito come sempre ad iscrivervi e attivare la campanella. Ma ora non perdiamo tempo, che il tempo è denaro e visto che stai guardando un video su come avere roba gratis, molto probabilmente non ci navighi dentro. Quindi, let's go! Si comincia con una serie leggendaria, un'esclusiva che incarna lo spirito degli FPS su tutte le piattaforme targate Microsoft. Sto parlando di Halo Infinite. Pubblicato a fine dell'anno scorso, l'ultimo capitolo di questa iconica saga fantascientifica possiede un gameplay rifinito e divertente, inserito in un contesto open world che gli conferisce un più ampio e fresco respiro. Se per la campagna in giocatore singolo è necessario sborsare, oppure abbonarsi al Game Pass sborsando un po' meno, la componente multiplayer è invece totalmente gratuita. A disposizione un discreto numero di modalità evergreen, come i deathmatch a squadre e non, dominazione e cattura la bandiera, o altre più moderne come scorta o le battaglie 12 contro 12. Il feeling è un po' quello degli shooter arena classici, con però diversi accorgimenti utili a rendere l'esperienza fruibile anche da parte di un pubblico moderno. Fan di Master Chief e della competizione dovete decisamente dargli una chance. Se amate gli MMORPG, quelli orientali, belli farmosi, con personaggi che assomigliano a fotomodelli coreani e un design dei costumi che sembra uscito dal guardaroba di un cosplayer col budget illimitato, allora dovreste dare una possibilità a Lost Ark. Uscito sul mercato asiatico a fine 2019, ma arrivato qui da noi solo all'inizio di quest'anno, il titolo ci mette nei panni di un eroe con la missione di trovare una misteriosa arca perduta in un mondo fantasy traboccante di mostri da sconfiggere e tesori da scoprire. Si può scegliere tra 5 classi: guerriero, artista marziale, artigliere, mago e assassino, ognuna delle quali possiede skill devastanti e diversi alberi con cui definire la build preferita. Come da tradizione per il genere, il titolo presenta vari contenuti da giocare in co-op e dà il meglio di sé se affrontato in compagnia di amici. L'unica pecca è che la strada verso l'endgame è densa di farm e lunghi dialoghi, ma sono certo che questo non rappresenterà un problema per chi ama la formula classica degli MMO. Se vi piacciono gli sparatutto in prima persona e siete alla ricerca di qualcosa di originale in un panorama un po' stagnante, dovreste dare una possibilità a Splitgate. Praticamente è un FPS competitivo con oltre 15 modalità di gioco, affrontabili su 20 mappe dalle ambientazioni molto diverse tra loro. Il gameplay è immediato e divertente, grazie soprattutto alla meccanica distintiva del titolo, ovvero i portali. Proprio come in Portal, infatti, è possibile teletrasportarsi da un punto all'altro aprendo dei varchi il cui utilizzo rende ogni azione frenetica e spettacolare. Il ritmo di gioco è serratissimo e richiede una certa dose di riflessi unita a una buona capacità di orientamento per sfruttare al meglio la caratteristica peculiare del titolo. Se avete amici con cui volete condividere l'esperienza, sappiate che il gioco è disponibile su tutte le console di nuova e vecchia generazione, oltre che su PC, e supporta anche la funzione di crossplay. Buon tilt a tutti! Abbandoniamo ora le ambientazioni futuristiche e facciamo un salto indietro nel tempo fino al compianto medioevo. In Conqueror's Blade, cavalieri, armature e sanguinosi duelli a fil di spada si sprecano, facendo la felicità di tutti gli amanti di questo cupo e brutale periodo storico. Si tratta di un MMO open world che pone l'accento su diversi tipi di scontri, dagli assedi alle battaglie campali, dalla liberazione di villaggi dalle forze nemiche agli scontri uno contro uno. Oltre a creare il proprio personaggio e livellarlo selezionando le abilità e le armi in cui specializzarsi, bisogna anche prendere confidenza con diversi strumenti d'assedio come catapulte, cannoni, torri e arieti. Insomma, questo gioco attinge a piene mani da molti altri titoli, come ad esempio Mountain Blade per quanto concerne la gestione dell'esercito e il movimento sulla mappa, oppure For Honor se guardiamo il lato del combattimento e la crescita dell'eroe. Detto questo, se amate l'ambientazione storica e il rumore del metallo che cozza contro altro metallo, dovreste dargli una possibilità. Mettiamo da parte i mezzi di trasporto a quattro zampe per buttarci invece su quelli a quattro o più ruote, o cingoli, o arti meccanici. Vabbè, Crossout è un folle gioco competitivo ad ambientazione post-apocalittica, una specie di fusione tra Robocraft e Mad Max, in cui bisogna costruire il proprio mezzo e usarlo per far fuori tutti gli altri. Il titolo offre centinaia di pezzi, armi, corazze e personalizzazioni estetiche con cui mettere a punto la propria macchina di morte semovente e affrontare gli altri sfidanti in arene devastate dall'apocalisse.
Ogni parte assemblata sul veicolo influisce sulle performance, modificandone velocità, resistenza e potenziale offensivo, così come distruggere quelle montate sui mezzi avversari ne limiterà la relativa capacità. Vincendo gli scontri inoltre, si entra in possesso di nuovi pezzi, che possono essere usati per modificare la nostra vettura oppure rivenduti nello store. Un gioco che stimola la creatività, mettendola al servizio del nostro innato desiderio di portare morte e distruzione su larga scala. Dopo un sacco di giochi in cui ammazzamenti ed esplosioni la fanno da padrone, concediamoci un attimo di relax con una bella canna. No, non quella a cui state pensando. Intendo una canna da pesca. Se volete provare in prima persona la pacata e distensiva esperienza di catturare pesci senza svegliarvi alle 4 del mattino per andare ad infilzare cagnotti vivi su un amo, vi consiglio di provare Russian Fishing 4. Il titolo è un simulatore piuttosto fedele che offre ben 15 riserve naturali in cui calare la lenza, più di 110 specie di pesci da acchiappare e un numero spaventoso di canne, mulinelli, esche e accessori vari, con cui debellare senza pietà la fauna locale di laghetti, baie e calette assortite. Come se questo non bastasse, il gioco contiene anche alcune meccaniche GDR che permettono di migliorare le proprie abilità, nonché sfide e tornei con cui cimentarsi se si è in vena di competizione. Insomma, se volete fare una pausa dalla frenesia dei giochi moderni e avere il materiale per aprire il vostro sushi all you can eat, dovreste proprio scaricarlo. Vabbè guys, sto gioco non ha bisogno di presentazioni, è in giro da ormai 3 generazioni di console e stiamo tutti aspettando il seguito manco fosse il secondo avvento di Gesù Cristo. Comunque se per qualche oscuro motivo ancora non doveste averlo giocato da nessuna parte, il che è inspiegabile dato che l'hanno pure dato gratis sull'Epic Store, sappiate che ho una buona notizia, ma solo per i fieri possessori di PS5. Da metà marzo infatti, e solo fino al 15 di giugno, chi possiede la nuova console di casa Sony e ha il PS Plus attivo può accaparrarsi e giocare a GTA Online senza alcun costo. Preparatevi quindi a glitchare tutte le missioni per fare un sacco di soldi al fine di intraprendere una carriera da scammer immobiliare. Se siete stanchi di cavalcare solamente il vostro bidet e non vedete l'ora di poggiare le chiappe su qualcosa di più letale rispetto ad una scodella di ceramica, Century Age of Ashes è quello che vi serve. Il titolo è un multiplayer competitivo in cui ci si batte per la vittoria in sella a giganteschi draghi sputafuoco. Ci sono 3 classi di cavalieri tra cui scegliere, ognuna con relative abilità e ruolo, capaci di contare su diversi rettili alati. 4 invece, per il momento, sono le modalità di gioco, da affrontare in un susseguirsi di turbolenti scontri aerei in gruppi di 6 o 3 giocatori per squadra. Il titolo dà la possibilità di sbloccare nuovi draghi già adulti, oppure di ottenere delle uova e covarle, favorendone la schiusa con il completamento di alcuni obiettivi. Il gameplay rapido e acrobatico permette a chiunque di portare morte e distruzione dal cielo senza impazzire con comandi complicati. Tutto questo a ritmo di musiche epiche che non faranno altro che amplificare la nostra sete di devastazione. E Daenerys Targaryen muta. Nel video scorso vi avevo consigliato Doki Doki Literature Club, una delle migliori visual novel disponibili nel panorama videoludico. A sto giro non credo di poter fare di meglio, ma se vi piace questo genere dovete assolutamente dare una chance a Find Love or Die Trying. Praticamente siete i partecipanti ad un nuovo dating show con diverse ragazze molto carine. 7 giorni a disposizione su un'isola per conquistare il cuore di una delle donzelle. Se ci riuscite, bene, potete andarvene insieme felici e contenti. Altrimenti, beh, lo dice direttamente il titolo del gioco. La storia è originale e riserva anche notevoli colpi di scena. Ci sono diversi bivi narrativi con conseguenze sulla vicenda in base alle scelte che si effettuano e ben 7 finali diversi da scoprire. La realizzazione grafica inoltre non manca di stuzzicare tutti gli appassionati di animazione giapponese, i più romantici dei quali troveranno sicuramente una nuova waifu a cui dedicare le loro attenzioni. Il panorama degli shooter competitivi è sempre abbastanza saturo, ma non così tanto da impedirvi di provarne uno nuovo, soprattutto se gratuito. Rogue Company non è certo un mostro di originalità. Presenta modalità abbastanza inflazionate, come Deathmatch, Re della Collina e Demolizione, giocabili nei panni di diversi eroi, ognuno con le sue abilità speciali uniche e loadout dedicato. Non saranno carismatici e indimenticabili come i personaggi di Blizzard o Riot, ma si difendono egregiamente e le partite scorrono via che è un piacere. Merito anche delle mappe, intricate ma ben strutturate, che offrono tantissime linee di tiro e percorsi diversi da tenere in considerazione. Il sistema di shooting è molto soddisfacente e il gameplay premia in ugual modo gli abili strateghi e i ninja dalla mira infallibile. Il titolo inoltre è disponibile su qualunque piattaforma e possiede un crossplay completo, ragion per cui potete obbligare i vostri amici a scaricarlo senza che accampino inutili scuse.
Questo gioco non è esattamente un gioco, ma più che altro l'esperimento di un professore che voleva dimostrare ai propri alunni le potenzialità della Real Engine. Sviluppato in soli 3 giorni, Deathly Stillness ha più la struttura di una demo di alto livello che quella di un titolo completo. Infatti tutto ciò che bisogna fare è liberare questa cittadina da degli zombie infetti, crivellandoli con il nostro fidato fucile d'assalto. La realizzazione tecnica si attesta su un ottimo livello e anche il design del piccolo villaggio diroccato ha un che di post-apocalittico e ricorda molto le atmosfere di giochi come The Last of Us. La missione è completabile in meno di mezz'ora, ma la speranza è che lo sviluppatore decida di ampliare l'offerta ludica e aggiungere parti al prodotto fino a renderlo un gioco vero e proprio. Nel mentre, se avete un po' di tempo libero e volete sfracellare zombie senza alcun motivo apparente, vi suggerisco di provarlo. Se la passione per i Battle Royale vi consuma, ma vi siete rotti le palle dei soliti Fortnite, Warzone e Apex, vi consiglio di dare un'occhiata a Vampire the Masquerade Blood Hunt. Ambientato nel celebre universo del mondo di Tenebra, questo titolo aggiunge alla formula standard del «ne rimarrà soltanto uno» diverse novità legate alla natura vampirica dei protagonisti. Oltre che affrontare i nemici con armi da fuoco e da mischia, infatti, ci si può avvalere di diversi poteri, ognuno derivante dalla casata di succhiasangue a cui si appartiene. Inoltre, cimandosi degli NPC sparsi per le mappe di gioco, si entra in possesso delle caratteristiche speciali proprie del loro sangue, che offrono potenziamenti utili a migliorare l'attacco, la rigenerazione della vita, eccetera. Una bella variazione sul tema che tenta di rinfrescare una formula di gioco che ormai sembra non avere più molte novità da offrire ai giocatori navigati. L'ibridazione è forse uno dei metodi più inflazionati per donare freschezza a formule di gioco ormai stantie, ed è proprio secondo questo criterio che è stato sviluppato Vigor. Si tratta di un titolo che miscela diverse meccaniche tra survival, battle royale e looter shooter. Ambientato in una Norvegia post-bellica, invasa da continue ondate di radiazioni, i giocatori devono abbandonare di tanto in tanto la sicurezza dei propri ripari per recarsi in agglomerati urbani diroccati con lo scopo di razziare le preziose risorse utili rimaste, indispensabili per migliorare il proprio equipaggiamento e il rifugio. Parte quindi una spietata caccia, durante la quale rimanere uccisi significa perdere tutti i propri beni e dover quindi ricominciare da capo e senza equipaggiamento, a meno che non si sia conservato qualcosa a casa. Le sortite sono rapide e pericolose, quasi mai conviene tirarla troppo per le lunghe, mentre invece è consigliato tornare al luogo sicuro, magari con le tasche semivuote, ma con la pellaccia ancora attaccata alle ossa. Siamo in chiusura e voglio proporvi un gioco un po' pazzo, partito come esperimento da parte degli sviluppatori ed evolutosi poi in un'esperienza abbastanza completa. Ho scoperto Hungerfoot grazie al canale Parliamo di Videogiochi e non ho potuto fare a meno di innamorarmi della sua formula arcade rapidissima e ultraviolenta. Niente trama, niente dialoghi, bisogna fare solo una cosa, entrare nelle aree di gioco, ammazzare qualunque cosa si muova e uscirne il più velocemente possibile. Il titolo del gioco, ovvero Piede Incazzato, gli calza a pennello, dato che le scarpate sono lo strumento principale con cui scaraventare porte e avversari verso un orribile fine. Se vi sentite più sofisticati, sappiate che ci sono anche diverse armi da fuoco, con cui crivellare qualsiasi cosa e che, una volta scariche, possono essere tirate in faccia ai nemici per stordirli. Un'iniezione di ignoranza e adrenalina che sono certo vi permetterà di sfogare la rabbia repressa nel modo più soddisfacente possibile. Musica techno hardcore in omaggio. Bene guys, sono certo che in questo momento la povertà non rappresenti più un ostacolo alla vostra sete di gaming. Per comodità, in descrizione trovate tutti i link alle pagine con il download dei giochi elencati. Se il video vi è stato utile e volete aiutarmi a crescere, mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella. Inoltre non dimenticate di scrivermi qua sotto nei commenti eventuali giochi gratuiti che non ho messo in lista e condividete il video con tutti i vostri amici affetti da povertà estrema come me. Ciao e alla prossima!